Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo probabilmente penultimo episodio di dell'Enzo Andrews di Crash Bandicoot 2 e siamo per avvicinarci al finale. Ovviamente vabbè, per ogni livello farò tre livelli, poi due livelli e un boss. Cominciamo, questo dovrebbe essere proprio il 21° livello. Ok, sto registrando proprio con il microfono nuovo, comprato da pochi giorni fa, l'ho comprato le cuffie con il microfono che sono supportate sia da PlayStation 4, PC e addirittura da smartphone. Con questo microfono dove potrei anche registrare gameplay di Opera Omnia tramite smartphone. Ok, mi sono dimenticato di passare il volume di gioco. Molte me ne dimentico. Ok, dai, andiamo. Ma il problema è che sono questi tizi qua. E si aprono e si chiudono. Ok, temevo di cadere qua, eh. E qua c'è la sensazione di cadere. Dai. Ok. Cioè Crash che poi si è spiaccicato a terra. Ok, sono felice che ho quasi finito la serie gameplay. Poi vabbè, è verso il 2021. Sono proprio la mia primissima serie gameplay. E ovviamente credo che la mia primissima serie gameplay con Lowend sarà proprio su GTA Vice City, molto probabilmente dopo finito Spiro ovviamente. Ok, cerchiamo di finire gli ultimi livelli. Ho quasi ottenuto quasi tutte le gemme, anche io pensavo che le gemme erano una cosa provvisoria in Crash Bandicoot 2. Si può anche ottenerle tutte anche prima di ottenere tutti i 25 cristalli. Ovviamente non so se fare anche la parte delle reliquie, tanto ho perso una Quaku e ho perso anche l'opportunità di ottenere un'altra invincibilità. Ho fatto pure l'arima. E palle. Dai. Piattaforma della moto. Vabbè, concentriamoci prima sui cristalli e poi sulle gemme. Via, via da qui. Via da qui pure. Che fino ad adesso. Ok. Vediamo se è un po' stato bene. Ok. Un posto 34 gemme. Il problema è superare questa parte del bonus che è proprio bella bastardella proprio. Mamma mia, meno male che avevo una Quaku. So ero fottuto 100%. Ok, abbiamo visto quelle case. Il problema è finire il bonus senza toccare le nitro. E a proposito, la mia primissima serie gameplay del 2021, credo, non so se l'avevo già detto, eh. Sarebbe proprio sarà proprio quella là di Crash GTA The Night of Llewellyn, cioè
Cioè, manca solo che porto Crash Bandicoot 3, The Lines and Trilogy, e completo tutta la saga di Crash Bandicoot. Devo stare attento qua, perché qualcosa dovrebbe rimpicciolirmi, eh. Devo stare anche attento qua, perché questo scienziato bastardello, con quella specie di scudo, di buttare, cioè, tenta di buttarti giù. Ok, tipo adesso, porca troia. Cioè, non possono. E ovviamente non mancano gli ultimi scleri. Con tutta questa serie gameplay. Alzati! La vita non la cavo proprio nemmeno di striscio, vengono ne ho 93. Troppa cura. Quando volevo prendere quella vita, cioè, sempre paura di toccare la nitro. Che problema è superare sta parte, bastardello. No! È cristallo! No! Cioè, non ho raccolto il cristallo. Cioè, dove cacchio è sto cristallo? E ok, mi sa che devo tagliare questa parte. E ok, ragazzi, ho ottenuto il cristallo. Forse potrei anche fare la piattaforma della morte, visto che sono, non sono ancora morto. Quindi vai, piattaforma della morte. Qui penso che terrò tutte le gemme anche in anticipo. Ok, sperando di non morire ovviamente. Che quasi sa. Sono proprio. Probabilmente sono delle piattaforme trollanti. Dai, esplodi insieme all'anito e smettila di rompere il LK. E ti pare, meno male che acqua rimane sempre la nostra salvezza. Il santo protettore dei Bandicoot, lo chiamavano. Ti pareva, no? Ok, Jeff. No! Ti sono caduto come un coglione. Ah, meno male che. Mi fa ripartire dall'ultima che. Ma il problema. Superare questa parte del cacchio. Che ti pareva. No! Affa. Ma come? Ma come cacchio faccio a superare questa parte? Non si sa. No! Ce l'avevo fatto! Ok! Affan. Che mi ha dato una guava. E che palle. Ok, bene. Ok.
problema è superare quella parte che... Ok, forse potrei anche morire per questo che ho ottenuto, ma non credo. Ecco. Dovrei fare proprio un altro episodio, proprio dove cerco di recuperare l'altra gemma. Che non so se fare anche gli episodi dedicati alle reliquie, ma potrei anche risparmiarvelo. Almeno. Affinché poi la serie durerà un pochettino a lungo. Li passerò a CT Arena of Ruined dopo questo, proprio nel 2000, come serie gameplay, come prima serie gameplay del 2021. Siamo quasi al 100%. Ok, Rocket dovrebbe essere il livello del jetpack, credo. Ah, ok, no, mi sono sbagliato. Che dai, veloce veloce. Qua abbiamo perso tempo tra piattaforma della morte e recupero cristallo. Con gli ultimi 5 cristalli. Ah, ecco. Cioè, jetpack si può anche pilotare con R2 e L2R2. Ok. Non lo sapevo nemmeno. Come almeno superare questo. Speriamo di non perdere di vista di nuovo il cristallo proprio come ho fatto prima. Potremmo anche fare gemme e cristallo, perché qua non credo che sia troppo complesso ottenere la gemma in questo livello, nei livelli del jetpack. Ok, qua mi stare attento a non toccare la lava, qua è il fuoco, il fuoco è ergastolante. Io ho recuperato la vita, ma importante che ho distrutto la cassa. Ok, paro che ho perso di nuovo di vista il cristallo, eh. E mi faccio trollare come un coglione. Ma il cristallo dove è? Oh, speriamo di non averlo perso di nuovo di vista, altrimenti sarebbe... Vabbè, proprio un'assurdità. Ah no, eccolo. Il problema è poi superare
questi cavi elettrici. Ok, ho preso il cristallo. E vaffanculo di nuovo. Cioè, quanti fail in questo episodio? Via. Ok, ce l'abbiamo fatto. Ora rimane solo la gemma. No, va a vedere dove l'ho mancata adesso. Cioè, episodio fail proprio. E vabbè. Vabbè, almeno sta qui lo faccio in off camera la parte la gemma delle. Ok, no. L'ultimo livello lo faccio con Coco. Night Fight dovrebbe essere livello A delle lucciole, infatti. C'ho quest'ultimo livello e poi vi saluto qui. E poi al prossimo livello vi sarà il finale. Ovviamente non definitivo perché mancano ancora le alcune gemme. E vedo che poi anche concluderò qui questa serie. Però quasi ho ottenute tutte le gemme. Ok, temevo di cadere. Ok. Anzi, non prendiamo quella luce. Chiudiamo prima le casse che sono davanti. Ci va per tanto. Stiamo attendo alle nitro. No. Ho cato per porca. Anzi, potrei anche prendere il checkpoint da qui e poi fare la piattaforma. Che poi ovviamente nella piattaforma della moto ci sono solo due. Solo che il problema non si vede un cazzo. Ok, devo distruggere solo due casse, credo, eh. E una, due. Fatto. Ah, è vero, c'è anche la gemma, credo. No. Via, veloce, veloce.
problema è che non si vede una ceppa. Ti pareva che non cadevo. Vabbè, dai. Velocissimo. Non si vede una ceppa. Ok, gemma e cristallo. Ok, direi anche di concludere qui questo probabile penultimo episodio. Quindi da posto la Monexevo e tutto, ci becchiamo al prossimo gameplay. Quindi alla prossima.